un altro segnale di essere una grande squadra. Il Milan di Stefano Pioli ritrova il successo casalingo a San Siro in Champions League della Coppa dei Campioni. Una vittoria che mancava davanti al popolo rossonero da quasi un decennio. È una vittoria importantissima per la compagine rossonera, per il diavolo che dopo il successo soffertissimo sabato sera a Manassi contro il recente passato, contro Marco Giampaolo, contro la Sampdoria del maestro, ritrova i tre punti anche in Champions League dopo il pareggio che non ti aspetti, dopo un punto d'oro per come si erano messe le cose alla Red Bull Arena contro il Salisburgo. Ancora una volta a segno Alexis Salemakers. È una Milan che crea, è una Milan che diverte, è una Milan che scopre anche il talento che non ti aspetti, Tommaso Pobega. Dopo le stagioni passate in prestito con le maglie di Pordenone, Spezia e Torino, ecco che alla settima presenza, la prima in Champions League, con la maglia del diavolo, con la maglia con la quale ha vissuto tutte le giovanili, alla settima presenza arriva il primo gol dopo una bellissima triangolazione con Theo Hernandez, palla di ritorno del terzino francese, assist per l'ex Colchoneros, per l'ex Blancos, e primo sigillo con la maglia rossolina per il 3-1 finale da parte di Tommaso Pobega. È un pomeriggio, un tardo pomeriggio da spettacolo, da sogno per il popolo rossonero, aspettando il risultato che maturerà in quel di Anfield, dove il neo Chelsea del tecnico Potter, l'ex allenatore della Brighton, esordirà davanti ai suoi nuovi tifosi allo spettacolo di Stamford Bridge contro il Salisburgo, aspettando il doppio confronto che sulla carta valerà il primato in classifica contro i Blues. Il Milan si proietta a 4 punti in classifica e sogna il ritorno agli ottavi di finale. È un Milan cinico, è una Milan che diverte nel primo tempo aspettando il grandissimo spettacolo di domenica sera, dove a San Siro arriverà l'altra capolista, il Napoli di Luciano Spalletti, nel big match in assoluto della settima giornata di campionato. È una Milan che si coccola lì davanti Olivier Giroud, tutti pazzi per Olivier Giroud, perché la freddezza dell'attaccante francese è qualcosa di incredibile. Anche quest'oggi, una partita non semplice, il Milan aveva comunque creato diverse occasioni, Tonali al quinto, Leao, ma anche lo stesso Bennacer. Il Milan comunque aveva giocato un bel primo tempo, ma è su una invenzione dell'ala lusitana che nasce il gol del vantaggio. Fallo dell'ex Atalanta Sutalo nei confronti di Rafael Leao, e per l'arbitro è calcio di rigore trasformato con grandissima classe, con tanta freddezza da parte di Olivier Giroud, che batte Livakovic per il gol del vantaggio rossonero proprio allo scadere del primo tempo. Il secondo tempo, la seconda frazione si apre come si era conclusa la prima, con il Milan che si proietta in avanti, e questa volta, dopo aver procurato il calcio di rigore, ecco l'assist di Rafael Leao, il grande assente purtroppo domenica sera alla Scala del Calcio a San Siro contro il Napoli. L'assist di Rafael Leao per il colpo di testa, davvero numero 9, davvero centravanti, firmato Alexis Salemakers. La Dinamo Zagabria però replica, risponde da grande squadra, perché dopo aver battuto all'esordio il Chelsea al Maksimir di Zagabria, ecco che l'asse Petkovic-Orsic risponde presente anche a San Siro. Bel duetto tra i due attaccanti, tra due giocatori che abbiamo anche ammirato nel nostro campionato, ed è proprio l'ex attaccante dello Spezia a battere con un preciso sinistro Mike Maignan per il gol del 2-1, il gol che riapre le speranze croate. Ma
nel finale, dopo una bella comunque triangolazione, è Tommaso Pobega a scaricare un sinistro che sbatte prima sulla traversa e poi si infila la rete, batte Livakovic per la terza volta e consegna 3 punti d'oro al diavolo. 3 punti importantissimi per il sogno qualificazione della Milan targato Stefano Pioli. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.